Il notaresco delle ultime esibizioni, gioca un bel calcio, sempre un suo spartito ben chiaro e definito, sblocca il punteggio, crea tanto ma nel contempo non concretizza, infatti non vince dalla 14 novembre, impreciso e anche un po' lezioso, poi però c'è l'avversario, appunto il Sant'Arcangelo, che passata la Buriana si riorganizza, pareggia i conti, tiene botta e alla fine strappa un punto senza alcun dubbio prezioso. In sintesi, partita a due facce, Cudini e Galloppa. Primo tempo bene, anzi molto bene, però secondo me un po' troppo leziosi, è d'accordo? Non con quella cattiveria sotto porta di volerla, di volerla chiudere, oppure con quella precisione che sicuramente ci faceva fare il salto di qualità, questo sì. Però devo dire che i ragazzi l'hanno interpretata bene nel primo tempo, l'hanno impostata... No, sinceramente siamo stati bravi a interpretarla e l'abbiamo messi in difficoltà, però vuol dire... le partite a volte per chiuderle o per vincerle bisogna far gol, quindi noi non siamo stati bravi, non abbiamo fatto uno. Possiamo dire così, il Sant'Arcangelo Galloppa è uscito alla distanza, al primo tempo così così, nella ripresa invece avete fatto senza dubbio meglio, squadra più compatta soprattutto. Sì, sicuramente abbiamo pagato molto il primo tempo a livello proprio di anche di impatto alla partita, un po' pauroso, ecco. Infatti a fine primo tempo ho cercato tanto di strigliarli a livello mentale, sono entrati col piglio giusto e si sono andati a prendere un pareggio che alla fine posso anche dire che è meritato, anche se nel primo tempo abbiamo sofferto tanto. La vittoria, si diceva, manca dal 14 novembre, per il Sant'Arcangelo addirittura da oltre due mesi, 14 ottobre 1-2 a Pineto. Dalmazzi infortunato al suo posto colonna, davanti il tridente Liguori, Moretti, Laringe. La sorpresa, Minella parte dalla panchina, per contro tante assenze, 4-2-3-1 in attacco, esterni Guidi e Fuchi, Moroni alle spalle di Falomi. Curiosità, Cudini e Galloppa sono stati compagni di squadra per un breve periodo in Serie A ad Ascoli, stagione 2006-2007. Notaresco da subito aggressivo, quindicesimo, cross di Liguori, saltano in due Bontà e Moretti, bersaglio sfiorato. Un attimo dopo, Moretti, sterzata su Bondioli, invito basso in ritardo, Bontà e Laringe. 27esimo, Candellori si mette in proprio, sfonda centralmente, conclude, Bondioli respinge, Moretti spreca di fatto un rigore in movimento. Prodromi tuttavia del vantaggio, 31esimo, cadò di Corvino in fase di postazione, Liguori innesca Moretti, tiro in corsa, palla tra le gambe di Battistini, 1-0. Immediata la reazione ospite, corner da sinistra, Gaiola, ex Primavera Inter, si coordina, decisivo sulla linea l'ex Salvatori. Un minuto più tardi, versante opposto, altra palla gol per il notaresco, Laringe rifinisce, Bontà spreca, lo sciupio continua al 42esimo, l'eleganza e la qualità di Liguori, Battistini precede in uscita Bontà, porta vuota, Moretti di testa, alza la mira, allo scadere malinteso, Bondioli, Battistini, il centrale romagnolo rischia un clamoroso autogol. Ripresa, parte decisamente meglio il Sant'Arcangelo, terzo minuto, sponda di Moroni, inserimento di Fuchi che punta Salvatori e si accentra e trafigge Monti sul palo di competenza. Reparti stretti, romagnoli più compatti, dall'altra parte frenesia e poca lucidità. Ventesimo, Ruci per Blando, 4-2-3-1, Bontà nella terra di nessuno, alle spalle di Moretti. 24esimo, gran numero di Laringe, invito in mezzo, altra grande chance per Bontà che ciabatta, quindi la segnalazione del fuorigioco. Ci prova comunque con generosità il notaresco. 28esimo, cross di Ruci, volé di Liguori, respinta e destro poderoso di Candellori con deviazione provvidenziale di un difensore ospite. Il momento di Minella, 31esimo, gli fa spazio Laringe. Moretti affianca in area l'argentino. Accadrà in realtà poco o nulla, in pieno recupero l'ultimo sussulto, tiro di Candellori, sulla traiettoria c'è Bontà che non ci crede come dovrebbe. Determinante la stanchezza, assolutamente comprensibile, anzi fisiologica, per una squadra che scivola ai margini dei playoff. Traguardo impensabile alla vigilia della stagione. Ecco perché solo applausi all'11 di Mirko Cudini. Noto molto scetticismo intorno a noi in questo momento, mentre all'inizio c'era molto entusiasmo, sembra che ora il notaresco stia facendo un campionato, però fa parte. Per quanto mi riguarda c'è sempre un'idea di gioco, è evidente, quindi insomma sotto questo profilo state facendo un grandissimo campionato, magari ci può essere anche un calo fisiologico, no? Ma sicuramente sì, come tutte le squadre, quindi chi prima chi dopo uno lo dovrà affrontare, quindi, però ecco, non dobbiamo perdere di vista
vista quella che è la realtà Notaresco, non dobbiamo perdere di vista la nostra realtà, perché poi a tutti piace vincere e tutti dobbiamo sinceramente fare il meglio, questo è giusto che sia così, però i ragazzi credo che stanno facendo qualcosa di importante. Avete quindi... abituato troppo bene i tifosi con quell'avvio di campionato pazzesco. Ma no, abituato, oddio, non credo, però ha fatto piacere a tutti. Però era un'abitudine. Sicuramente sì, forse era un qualcosa di anomalo anche per noi, però... dobbiamo sapere che la nostra realtà è questa, quindi c'è da lottare ogni domenica, non possiamo sempre stravincere o vincere facili le partite perché non siamo in quella condizione noi. Però la vittoria manca da tempo immemore, manca da quando c'eri te. Esatto, 14 ottobre. Sì, sì, purtroppo sono tante partite che non riusciamo a vincere per tanti motivi, però vuol dire che è colpa nostra in primis, perché se non vinci per 13 partite vuol dire che sono poche scuse. Ci sono state tante vicissitudini, insomma. Molte, direi, molte. Le ultime partite abbiamo giocato sempre comunque con le squadre nel vertice della classifica, quindi però dobbiamo continuare con questo piglio, con questo atteggiamento. Auguri. Grazie.